Venerdì gli Stati Uniti annunceranno un importante pacchetto di sanzioni contro la Russia a seguito della morte di Alexei Navalny. Lo ha confermato il presidente Joe Biden parlando con i giornalisti prima di lasciare la Casa Bianca per recarsi in California. Washington chiede completa trasparenza sulle circostanze che hanno condotto alla morte del leader dell'opposizione russa, ha detto il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby. Anche l'Unione Europea ha trovato un accordo su nuove sanzioni. La madre dell'Alexei Navalny, dopo l'appello rivolto ieri direttamente a Vladimir Putin perché le restituisca il corpo del figlio per potergli dare degna sepoltura, continua a scontrarsi con un muro di gomma. La donna ha fatto ricorso ai giudici, udienza a porte chiuse prevista il 4 marzo, contro le autorità che non le restituiscono la salma, sostenendo che debba restare a disposizione degli investigatori russi per almeno 2 settimane. Gli stessi inquirenti negano però qualsiasi informazione sulle indagini, dall'ora esatta del decesso alle testimonianze degli altri detenuti, fino all'anomala disattivazione delle telecamere di sicurezza del carcere siberiano. Intanto, a 3 settimane dal voto per le presidenziali, a Mosca va processo un altro oppositore di Putin, il dissidente Oleg Orlov, presidente di Memorial Russia, l'associazione premio Nobel per la pace del 2022, rischia fino a 3 anni di carcere per aver criticato l'operazione militare speciale in Ucraina.